Certe volte per capire come è fatta una macchina non basta guardarla da fuori, bisogna guardarla da sotto. Perché è qui, dove di solito lo sguardo non arriva, che si possono ammirare le raffinatezze meccaniche di una supercar tutta italiana. Una Maserati Ghibli da 410 cavalli e trazione integrale. Motrici per andare sempre sul sicuro e un 3 litri biturbo da 6 cilindri per spingere sempre di più, ovviamente solo dove si può. Ma nonostante tutto, questa Ghibli è così dinamica che sembra poter superare le leggi della fisica. Sì, perché con i suoi 5 metri di lunghezza e 2 tonnellate di peso e qualcosa in più, si potrebbe pensare che non sia proprio agile come un felino. L'aria di Modena fa bene alle auto. La Ghibli monta un motore messo a punto dalla Ferrari e ha preso quel piglio sportivo tutto made in Italy. Guidarla su queste strade tortuose vicino a Como è a dir poco favoloso. C'è un motivo per venire fino a Como. Qui infatti da centinaia di anni si lavorano le sete più pregiate. E se credete che la seta non c'entri nulla con un'auto, beh, pensateci bene un'altra volta. Perché su questa Maserati di seta ce n'è davvero in abbondanza. Qui, al centro dei sedili, sui fianchetti laterali delle portiere e su tutto il cielo. Pensate che questa macchina con gli optional costa più di 90.000 euro. E per questo piccolo vezzo in seta ce ne vogliono 5.500. Ma ovviamente tutti gli interni della Maserati sono particolarmente lussuosi ed eleganti. C'è solo una cosa che non mi convince del tutto. Rispetto alle concorrenti tedesche, la Ghibli pecca ancora per la mancanza di alcuni ausili alla guida che sono davvero fondamentali, soprattutto quando si parla di un'auto che costa più di 90.000 euro. Di che cosa stiamo parlando? Beh, di sistemi come il controllo della velocità con il radar, del lane keeping e della frenata attiva in città. Ma è stata aggiunta la spia che segnala la presenza di veicoli nell'angolo cieco. Mi consolo un po' pensando che ora c'è la regolazione elettrica della pedaliera e che il sistema multimediale è facile ed intuitivo. Inoltre, bisogna riconoscere che rispetto al passato c'è una maggior cura dei piccoli dettagli. Ma parliamo anche dei dati fatti registrare dal nostro centro prove, perché questa è pur sempre una Maserati e quindi il test in pista è pressoché irrinunciabile. Per lo 0-100 corrono soltanto 4 secondi e 87 e anche in frenata il risultato non è male perché per fermarsi da 100 km orari occorrono 40 metri. Peccato solo che il pedale del freno sia un po' cedevole. Per quanto riguarda i consumi, beh, non ci si possono certo aspettare i miracoli. Il nostro centro prova ha rilevato una media di 8 km con un litro. Ma ho come la vaga sensazione che chi compra una Ghibli non badi molto a questo risultato. Spazio per le gambe c'è, ma per i più alti potrebbe essere un po' risicato. Sicuramente è meglio viaggiare in 4 piuttosto che in 5. Il quinto avrebbe qualche problema ad entrarci perché il tunnel centrale è davvero ingombrante. In compenso il bagagliaio è davvero ampio. Il nostro centro prove ha rilevato una capacità di carico di 407 litri. La forma non è molto regolare, ma indubbiamente il dato è positivo. Ma l'anima di questa Ghibli non va cercata negli aridi numeri. È più un insieme di sfumature, la precisione dell'ingresso in curva, la risposta pronta del motore, il suo sound.